quindi vi abbiamo raccontato quello che secondo noi è un modo interessante, utile, soprattutto sintetico, di esprimere a casa che cosa? Che l'innovazione è su quattro livelli, quindi di che innovazione stai parlando? Di cosa le imprese nostre si trovano di fronte a questo tema, che fanno delle robe bellissime. Tutti i giorni noi giriamo imprese e vediamo delle robe straordinarie. Magari non tutto, ma quella roba la fanno bella, la fanno giusta. E la domanda vera è, ma chi sa che qualche cosa? Il nostro secondo pilastro viaggia sul tema del marketing, viaggia sul tema delle vendite. Quindi il mio contributo sarà che lavorare è il tema della comunicazione. Comunicare è diverso di parlare. Noi siamo molto abituati a parlare, molto meno abituati a comunicare. E qua vi faccio la prima domanda. Chi dovrebbe imparare a vendere le cose? Delle persone, dei vostri collaboratori, se ne avete. I vostri dipendenti, se siete titolari di impresa, hanno fatto un corso di vendita. Oh, no. Il secondo aspetto è che dobbiamo comunicare che cosa? Dobbiamo comunicare valore nel mercato. Valore, una parola abusata, strabusata, ma poi quando andiamo nel concreto pochi sanno che cosa vuol dire. E qua vi faccio un esempio, anche io, con solo io, ma vuoi che riusciamo a individuare una cosa, una, non tanti, una che fate solo voi? Ce l'avete. E su quella dobbiamo far leva. Quindi noi comunichiamo errato, non comunichiamo il nostro valore. Raramente escono dalle sale. Quindi che cosa vuol dire affrontare un progetto, un programma, un percorso per creare valore dentro l'impresa? Cosa significa? Significa sostanzialmente passare da slogan a sistema. Fare in modo che l'intera impresa comunichi valore. Tutti i collaboratori devono comunicare il nome di un'azienda italiana famosa per i suoi prodotti eccellenti. Noi italiani siamo riconosciuti nel mondo perché facciamo delle belle cose. Seconda domanda. Dite il nome di un'azienda italiana famosa per il suo servizio eccellente. E io dico, che opportunità. Che opportunità. Possiamo essere noi. Possiamo essere noi. Sì, sì, noi nel nostro titolo possiamo essere il numero uno per essere quale attività stai facendo. In che quantità e soprattutto come hai un metodo. Hai delle vendite, ci sono tre indicatori che risolvono ogni dubbio. Quindi prima di fare tante riunioni, che non finiscono più, di parlare del mercato, di parlare che è un periodo di contrazione, del parlare di tante robe, tre domande che le fanno esplorare un sacco di ore di riunioni che saranno a gara. Queste tre domande sono: quanti appuntamenti e visite hai fatto? Tu, venditore. Se fai venditore, che cosa devi fare? E quante visite hai fatto, con chi hai parlato? Secondo, qual è il tuo tasso di conversione? Quanti si sono trasformati in clienti? Terza cosa, qual è il valore medio del tuo affare? Tre, quale servizio, attività? Quarto aspetto sono gli strumenti. Quali strumenti stai usando per far conoscere al mondo ciò che di buono, di bello, di straordinario stai facendo? Quali sono i tuoi canali per far sapere che ci sei anche tu? Hai degli indicatori? Quindi il marketing chiave lì per noi che cos'è? Innanzitutto aver compreso che il marketing e la vendita è un processo. E come tale va trattato? Secondo aspetto significa aver compreso che è il processo che porta al risultato. Vendita di un processo. Quindi lavoriamo sui processi, anche nel mondo marketing e vendita. I fatturati vengono di un processo.